Oggi ho proprio voglia di registrare Minecraft, ma cosa posso fare? Posso fare i TikTok? Posso fare magari qualche challenge? Posso... Amici, che cos'è quel mostro di lava lì in fondo? Salve, sì, lei è entrato per sbaglio nel mio mondo, non so cosa sia... No, 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 oh, piano, piano! Quanti danni ci fa quest'uomo? Uomo. Oh, stai piano, stai buono, buono lì. Signori, io non so cosa sia, non so come ci sia arrivato nel mio mondo. Io volevo semplicemente registrare Minecraft, ma c'è un solo modo per sconfiggerlo. Ovvero con l'armatura dell'End. Cioè, guardate come siamo diventati dragonici. Cioè, questa armatura di drago dell'End, devastante, già il nome è un bijou, ci dà, a parte un botto di armatura, ma anche tutti i benefici per volare. E inoltre, signori, non è finita, perché voi dicevate, vabbè, è finita qui semplicemente l'armatura. Semplicemente l'armatura! Ci abbiamo una staffa che lancia frecce e una spada dell'End che è indistruttibile e fa tanti di quei danni che quando la tenete in mano dite, vabbè, basta, cioè, tutti sti danni, anche no. Cioè, guardate come taglia l'erba, eh? Le altre armi la tagliano così l'erba, secondo voi? Sì, la tagliano così l'erba, però questa è la spada dell'End. E tra l'altro, oltre a un botto di bonus, abbiamo pure il bonus per volare, eh? E ora dobbiamo semplicemente trovare quel farabutto e andarlo ad uccidere. Ma salve! Facevi tanto il figo prima che non avevo nessuna armatura. I danni li fa, però guardate, guardate i cuori d'oro che abbiamo. Signori, siamo praticamente immortali, non vorrei esagerare. Guardate come lo schiviamo. Ti facciamo un 360? 360! No, non l'ho preso minimamente. Cioè, osserviamolo da vicino, quanto è bello il mostro di lava. Oh, arriva. Cioè, un colpo e l'abbiamo shottato. Cioè, non c'ha senso quanto è forte questa spada. Cioè, immaginatevi questa spada, che è fuori di testa, insieme anche a quest'arco, che è fortissimo, in una... Boh, in un mondo normale. Cioè, quanto sarebbe forte. Ma signori, io so che lui era il primo di tanti. So che qui intorno c'è una caverna con molti di quei mostri, esattamente qui la caverna. Volevo andarla ad esplorare insieme a voi, vi aspetto... Cioè, guardate quanto è scura. Mi devo procurare delle torce e soprattutto... Il coraggio di uccidere questi mostri di lava. Cioè, mostri di lava. Fuori di testa. Cioè, voi pensavate che io utilizzassi delle semplici torce e un semplice peccone per scavare? Cioè, davvero lo pensavate? Cioè, guardate questa staffa che ti piazza le torce infinite. Salve, signor Creeper, cosa vuoi fare? E però è esploso. E soprattutto il piccone del Nether. Cioè, ok. Tra l'altro, assurdo. Se tu piazzi le torce, poi le spacchi. Tac. Quindi sono pure torce infinite. Signori, credo proprio di aver trovato il covo. Allora, guardate quanti sono. E guardate soprattutto quanto è forte il nostro arco. Cioè, il cooldown è abbastanza lungo. Ma tu, li sciotta. Io vado nel loro covo, stracattivo. E li uccido tutti. Oddio, guardate quanto spacca. Guardate quanto è veloce. Oh mio Dio, che figata. Ok, ma così a parte. Cioè, guardate nel loro covo. Perché questo è chiaramente il loro covo. Perché c'è anche della lava. Cioè, guardate cosa combina il nostro arco. Io mi butto, eh. Cioè, io mi butto senza paura proprio. Guardate quanti! Cioè, le peggio sberle questi qua, eh. E comunque i danni li fanno. Cioè, se io non avessi questa armatura, tranquillamente shottato, perché questa armatura è... Oh, mi sta picchiando, mi sta picchiando. Cioè, questa armatura è fuori di testa. E se non ce l'avessi, vorrei provare a farvi vedere senza. Magari dopo proviamo senza. Perché, a parte il fatto che ti fa volare, è già lì, ha tutto un suo perché. Cioè, ma sti cosi sono pericolosissimi. Guarda, guarda, guarda come sparano tu. Tirai una frecciata in testa, senza paura, vai nel loro covo, guarda quanto sono ammassati. Vedete? Perché c'è della lava. Quindi loro spawnano dove c'è la lava. Tra l'altro ci hanno dato anche dei droppi fire charger. Cioè, guardate, io credo di non aver mai visto un mostro più bello di questo. Vai, uso il potere del volo, schiva la lava, schiva... No, no, dovevi schivarlo la lava, no! Ok, quindi qua abbiamo liberato il tutto. Ora, col nostro piccone... Cioè, guardate quanto va veloce il piccone. Parte, lava a parte, che vabbè, è un casino totale. Cioè, quanto sarebbe bello avere un piccone del genere. E immaginatevelo incantato, fuori di testa. Ora abbiamo espianato un loro covo. Sono abbastanza sicuro che, a parte che si è fatta notte, quindi potrebbe essere molto più pericoloso del previsto. A parte che continua ad andare a fuoco, signor scheletro e zombie, ormai voi siete dei mob passati, cioè, contro di me, guardate. Se io sto fermo e mi faccio picchiare, a parte che si spara tra di loro, vabbè, idioti totali.
con questa armatura non potete fare niente. Ora voglio fare una prova, vado alla ricerca del prossimo covo e soprattutto, vabbè, buio totale, aspettiamo il giorno perché col buio magari sono anche più forti, non si sa mai. E voglio provare a fare qualcosa senza armatura, perché voi dite è facile con l'armatura. Sì, sì, è vero, con l'armatura è molto facile, ma sarà lo stesso facile anche senza? Lo scopriremo tra poco. Ci moriremo come degli animali, però vabbè, ci proviamo, ci proviamo. Intanto dobbiamo cercare un'altra grotta dove trovarli, magari questa. Sembrerebbe troppo piccola. Andiamo a cercare un'altra grotta. Allora, stavo esplorando dall'alto per cercarli e vedete che ne abbiamo trovati altri tre. Sapete perché li abbiamo trovati? Perché c'è della lava. Questi mostri di lava, li chiameremo mostri di lava, poi magari hanno un nome particolare, spawnano dove c'è la lava. Questi tre li voglio affrontare senza armatura. Sarà difficilissimo, signori. Qua in parte c'è anche una grotta. Molto probabilmente sarà il luogo da dove sono nati, da dove arrivano. Cavallino, stia attento, scappi, perché questi qua, vedete che già stanno bruciando tutto. Ma è il momento di togliersi l'armatura. Armatura tolta, ora siamo semplicemente un Goku che non può più volare, purtroppo. Prima era giustissimo un Goku che volava, ma adesso abbiamo perso momentaneamente i nostri poteri e voglio vedere quanti danni ci fanno. Allora tira, lascia. Sei lascia, la freccia più che lascia. Intanto abbiamo schivato il tutto, signor Pollo, lei stia attento, si mette in salvo. Non è come sembra. Dicevo, andiamo dai nostri peggiori nemici del momento, che io volevo registrare un episodio normalissimo, invece questi qua ci stanno disturbando e non poco. Allora, vediamo quanto danno mi fai. Su, colpiscimi, non c'ho paura. Colpisci? Vai, vieni, vieni. Oddio, quanto danno. No, ok, scherzavo, scherzavo. E se mi sparasse nell'acqua? Non mi fai niente se mi spari nell'acqua. Ok, il danno ce lo fa sempre. Ok, meglio ucciderli con la freccia, perché questi qua non sono per niente affidabili. Vero, signorina mucca? Se non avessi quell'armatura, direi proprio che sarebbe la nostra fine. Quindi due li abbiamo sconfitti. Il terzo molto probabilmente si è suicidato in acqua come un pollo, ma va bene così. Ora non possiamo più volare perché voglio affrontare... Siamo caduti. Siamo caduti come degli idioti. Guarda, il piccone mega super veloce. Mega piccone... Ma stupidate a parte, io direi di risalire e andarcene nella grotta, nella loro base. Credo che questa sia l'ultima nostra missione prima di un'ipotetica morte. Esatto, perché credo che ci stiamo avventurando in zone un po' troppo rischiose. Già sento della lava. Signor scheletro, non mi faccia questi jumpscare, che io c'ho da affrontare dei mob e c'ho solo un cuore. Signori, c'ho solo un cuore. Non doveva andare a finire così. Non doveva assolutamente finire così. Barricati un attimo. Allora, per ora, c'ho ancora l'armatura, scendiamo in testa. Cioè, guardate quanti sono. No, è pieno. Dobbiamo ucciderli tutti. Dobbiamo ucciderli assolutamente tutti. C'è anche uno zombie fastidiosissimo. Stiamo subendo praticamente nessun danno, ma perché ho l'armatura. Per ora sono tantissimi. Sono tantissimi. Cioè, la spada sta facendo il suo sporchissimo lavoro. Guardate quanti. Dobbiamo ripulire tutta la zona, così almeno potrò tornare a fare video normali. No, perché sinceramente, mentre faccio video di Minecraft, non vorrei essere interrotto da dei mostri fiammeggianti. Proprio anche no, grazie. Quindi spegniamo pure tutte il coso qua, anche se in realtà ci dà molta luce e carica per ucciderne altri. Il piccone, l'ha shottato il piccone. Ok, piccone, vai, andiamo verso di qua. Guardate quanti, cioè ne uccidi uno, si rigenerano in sette praticamente. Signori, non vorrei esagerare, ma credo che questa sia stata la mia più grande scoperta in fattore mob. Uccidiamo pure l'ultimo. Erano gli ultimi o ce ne sono altri? Sono morti tutti tranne lo zombie. Tu rimarrai in vita. Sì, toccami, dai, toccami. Addio zombie. Stupido. Ovviamente, vedete, ce ne sono altri. Guardate, mi sa che sono gli ultimi però. Facevate fighe. Allora facciamo così. Facciamo così. Questi ultimi due, signori, per ristabilire la pace, lo facciamo in modo creativo e soprattutto ci togliamo l'armatura. Quindi scendiamo dagli ultimi, proprio cattivissimi, prima che ci spacchino loro. No, non possono ucciderci, non possono ucciderci. Tra l'altro abbiamo ancora dei cuori che però stanno andando via. Era il reflusso dell'armatura. Perfetto. Perfetto, guardate tra l'altro quante fire charge che abbiamo, che non ho idea di... Oh mio Dio, si è fatto tutto buio. Non ho idea di cosa servano, però so che sono finiti. Perfetto, qui... E voi? Da dove siete arrivati? No, non ho più l'armatura, oh! No, 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 poi ci muoio. Da dove sono arrivati questi? Vedete che continuano a respawnare. Sti infamotti continuano a respawnare. Morite, mostri di lava. Cioè, immaginatevi se fossero tipo mostri di diamante, tipo duri come il diamante. Cioè, sarebbe la fine per me. Proprio la fine per sempre. Oh, almeno li abbiamo sconfitti in teoria tutti. Abbiamo ristabilito la pace? Beh, io spero tanto di sì. Nel dubbio, per festeggiare, ci mangiamo una Rotten Flesh e risaliamo là sopra. Ovviamente mi devo mettere l'armatura. Ok, quindi finalmente possiamo tornare vittoriosi in superficie ed è... Oh mio Dio, no, basta!
Cos'è sto incendio, genocidio di fuoco? No, pecore, scappate! Pecore, no! Cosa sta succedendo? Devo ucciderli tutti, per forza, signori. Non possiamo lasciare un lavoro incompiuto. Dobbiamo ucciderli tutti. I cuori dell'armatura non sono ancora tutti stati restaurati, restabiliti. Ma so che ce la possiamo fare a ucciderli tutti. Oh mio Dio! Quanti sono? Quanti sono? Pecorelle, voi siete tutto a posto, signorine pecorine? Sì, signorine pecorine, ok. Per ora le chiameremo per sempre così. Guardate quanti del cielo arrivano tutte cose. Vabbè, cosa sta succedendo? Io volevo registrare un episodio di Minecraft dei TikTok virali che uscirà nei prossimi giorni. Cioè, e guardate cosa stiamo... del fuoco, delle fiamme. Dove siamo finiti? In cosa siamo finiti per l'esattezza? Sotta, tirai una sberla, tirai una sberla. Ma guardate quanti sono. Cioè, tu lo uccidi uno e si rifanno in 7, 8, 9, 10, centinaia. Non li riesco neanche più a contare. Cioè, se non avessimo la nostra armatura del drago, signori, dell'Ender Dragon, l'armatura dell'Ender Dragon, cioè io qua sarei morto dopo 2 secondi. Di sicuro non è un lavoro per tutti, è un lavoro per Goku. Tra l'altro, guardate che figo il nostro Goku in armatura. Fa vedere da qui. Cioè, che bello, è tutto enderoso. Bravo Goku in armatura. Stai difendendo bene la città. Fatemi dare una vista dall'alto, quanti ne mancano. Tra l'altro qua continuiamo a bruciare i cuori. Tra l'altro si stanno anche abbassando. Ne mancano gli ultimi 2-3 e poi potremmo sotto decretare la fine di questa epidemia. Perché sì, è di un'epidemia che si parla. Tiragli le sberle. Oh, finalmente siete finiti. Oh, tu cosa ci fai in mezzo alle nostre care pecore? Ma muori, va. È dall'alto dei nostri cieli infuocati, perché sono... Immaginate il cielo tutto di fuoco, quanto sarebbe bello. Magari il boss finale è tutto... il boss finale potrebbe essere un mega bossone che incendia il cielo. Non si sa mai. Quindi, signori, abbiamo liberato finalmente le nostre pecore dalla cattività e abbiamo liberato il nostro mondo grazie alla nostra spada dell'End, che è fuori di testa, cioè non c'ha senso. Io salvo ed esco perché è l'unica cosa saggia da fare. Finalmente posso tornare a fare video normali di Minecraft. Spero che questo salvataggio improvviso del mondo vi sia piaciuto. Come sempre invito a lasciare un mi piace, un commento, condividere il video. Vi do appuntamento domani alla solita ora, alle 2:45, con un nuovo video. E che la forza sia con voi. Ma non c'entrava niente. Ma che la forza sia con voi. Ciao.